Presidente e il Sindaco non ho molto da aggiungere, infatti sono parole le loro che in effetti sono state abbastanza eloquenti, sia sotto il piano scientifico per riassumere il valore di questi ritrovamenti, sia per dare un grazie a tutti quelli che hanno operato, perché poi sommato in questo caso qui siamo tutti uniti per questo sforzo per recuperare questo patrimonio culturale che non è solo di Positano, ma è un patrimonio che finisce per arricchire ulteriormente quello del territorio nazionale. È naturale che in questo caso io devo dire un grazie pure particolare, devo dire, alla cittadinanza, che sembra strano, però è una cittadinanza sempre attenta ai lavori che vengono eseguiti. Io l'ho notato nel corso di questi anni, dal 2003, quando sono stati iniziati i primi scavi della Villa Romana, ad oggi con quest'ultimo intervento diciamo più impegnativo. Sono tutte scelte, sì, sono tutte scelte molto coraggiose. Architetto, apprezzo molto. Parte della chiesa. Perché è tanto tempo? No, i vostri disegni già erano presenti all'interno della chiesa, ce li siamo guardati, abbiamo tratto da essere le aspettative, quindi rivediamo un poco come il filo luce che ha condotto già a partire dalla prima ora, quando ha stabilito di mettere la funzione attraverso i vetri all'interno della chiesa, penso che siete stato voi. All'interno della chiesa il pavimento in vetro. Sì, vabbè, là è stata semplicemente quella introspezione verso un'area che avevamo ritrovato al di sotto. Mi fa piacere sentirlo dire semplicemente, però io vorrei che in altre parti della penisola, non è messa a pavimento, perché là sotto è cresciuto l'erba insieme alla luce, vabbè, e hanno coperto l'umidità e i vetri quasi non sono partiti. Invece questi sono visibilissimi. Allora, stato, lo so che è una cosa semplicissima. È una cosa banale. La cosa più interessante di quei vetri che stanno a pavimento, devo ricordare quello che sta sistemato in corrispondenza della cupola, perché quello ha messo in luce il vecchio passaggio medievale che collegava la cripta inferiore con la soprastante chiesa dove abbiamo ritrovato anche l'impronta del vecchio mosaico, che è interessantissimo. Chiaro? Allora, a questo punto, ecco, sotto questo aspetto a me piace tantissimo permettere questa lettura diacronica del bene, cioè questa stratificazione. Il bello di questo affresco non è tanto la sua ricchezza iconografica, cromatica, la sua unicità, è legata pure al fatto che è incastrato all'interno di ambienti ipogei medievali che lo rendono unico. È chiaro sotto questo aspetto. Allora, sotto l'aspetto conservativo, sotto anche l'aspetto, voglio dire, è vero anche che la lava, i pomici che l'hanno arrivati, conservato perfettamente, ma era asciutto e insomma è stato quindi particolarmente cangiante e brillante. Grazie anche a questi, diciamo, nonostante a poca distanza dal mare, diciamo che siamo a 17, a circa 15 metri al di sopra del livello del mare, in ogni caso, almeno per questi ritrovamenti. Dobbiamo dire che grazie a queste forme di seppellimento, conici e piroclastite, questi affreschi oggi conservano questa più che asciutti, io direi che si è creato un microclima adatto per la conservazione. Grazie e complimenti di tutti. Ecco, dobbiamo dire una cosa, secondo me poi alla base ci sta sempre una sinergia di tanti sforzi, anzi io vi anticipo questo, che nelle more di questa giornata praticamente ci sarà anche prossimamente una giornata dedicata proprio di studio di mostra cantiere, dove verranno esposte puntualmente tutte le operazioni, tutti i lavori svolti con le varie competenze. Ci aspettiamo, noi fa piacere. Io penso che sia qui, vogliamo essere invitati perché
E questo, e questo è, sta nel, nei programmi in prossimi della sovrintendenza e del comune, che si sono promessi e si sono dati un ulteriore appuntamento rispetto a quello di questa sera, praticamente, che ci sarà una mostra cantiere che già sta curando anche il professor Hernani con dei, dei video, con l'elaborazione di video, e dove verranno esposti in modo puntuale tutti i lavori svolti fino a... Ti detto, come avete sentito, io ho tallonato la sovrintendente a dire chiaramente, ma che cosa succederà? Alla fine del finanziamento finiranno i lavori, o i lavori finiranno con la fruizione come avvenuto? Il sindaco ha precisato che i finanziamenti sono sufficienti per arrivare alla fruizione del lavoro fatto. Se ce ne sarà da fare allora, comunque termineranno con la fruizione. Che significa che pavendo da voce? Un cantiere progetto, una pubblicazione. Eh sì, è naturale, ma è previsto, è prevista anche una pubblicazione dei lavori svolti. Dobbiamo ricordare che praticamente tutto quello che è legato agli ambienti Gogei, città superiore, città inferiore, Villa Romana, almeno la porzione ritrovata all'interno della cripta superiore, sono tutti, tutte parti che devono necessariamente essere portate a completamento. E ho anche piacere immenso di questa mostra cantiere della sessione del cantiere, non so, forse riusciremo ad entrare, ma noi due siamo, guardate, noi siamo arrivati quasi alle mani con Nicolino, il capo cantiere, il tecnico dell'altro, come ci vorrei fuori, come ci vorrei fuori, decine e decine di volte siamo stati buttati al soprintendente e al sindaco, si sono imposti questo prossimo appuntamento che praticamente stava parlando tra un mese, ci dovremmo ritrovare intorno a una tavola dove verranno raccolte tutte le sinergie di lavori professionali e non solo, anche delle stesse imprese che hanno svolto con merito il loro lavoro, quella di fortificare in maniera assoluta. Eh sì, perché praticamente, vi ripeto, il lavoro quando verrà compiuto grazie alla sinergia di tutti, comprese anche i cittadini, che quando il cittadino bosniano rispetto agli altri che osserva guarda e aggiunge con pochi commenti e con pochi sguardi ti dà la forza di continuare anche in un momento difficile. Chiaro. Anche detto, voglio che concludete con un vostro commento. Io ho l'onore come architetto Guarino di condurre i lavori di restauro di questo straordinario patrimonio culturale dal 2003. Grazie. Grazie a te.